Ho contattato io un esperto in materia che dovrebbe essere già collegato con noi, Cristian Pozza della Play Lover Academy. Cristian, buonasera! Benvenuto! Buonasera, grazie. Buonasera. Ciao Cristian, grazie a te di aver deciso di partecipare a questo hashtag del nostro Gian che non si sa come... Però riesce comunque a creare degli spunti di riflessione. Io creo dei link dalle notizie che non ti aspetti. Allora, Cristian, tra la pandemia che ci ha desessualizzato e queste donne che alzano sempre di più l'asticella mannaggina dei loro standard qualitativi, l'uomo, l'uomo medio come Bera non riesce più a quagliare. E quindi entrano in campo i corsi come il tuo per aiutare queste persone che hanno questo problema. È realmente così? Allora, ti dico, bisogna parlare di diverse cose. Io ho pubblicato ancora un video nel marzo del 2019, credo, dove dicevo che sarebbe stato sempre più difficile costruire delle relazioni sentimentali. E devo dire che i tempi attuali mi stanno dando ragione. Perché per l'uomo sta diventando sempre più difficile, in quanto le tecnologie che sono arrivate sul mercato, quali Instagram, Tinder, Bumble e altre piattaforme di dating, favoriscono in primis chi? La donna. Cioè la donna si trova da 1990, dove per avere delle opportunità di conoscenza, come dire, doveva uscire e magari ne aveva 10, adesso ha un dispositivo in mano attraverso il quale ha 1000 opportunità di conoscenza nello stesso frame temporale. Ok, quindi tu però capisci. Questo anche per i maschi, stessa cosa. Nel senso. No, non è che tutti gli uomini, hanno difficoltà nel corteggiare o nel rapportarsi con l'altro sesso, no? Quindi ci sono anche, che ne so, ti faccio esempio, bellissimi ragazzi che prima uscivano e potevano ambire a tante ragazze, adesso con lo stesso dispositivo. Mi sembra un po' ambivalente per entrambi i sessi. Aspetta, però se tu vai a vedere quanti maschi ci sono in una piattaforma di dating, vai a vedere quante donne ci sono in una piattaforma di dating, scoprirai che le proporzioni non sono tanto bilanciate, cioè c'è sempre una grande discrepanza tra uomini e donne, quindi diciamo che gli uomini sono sempre molto di più, è ovvio che quindi la competizione è molto più elevata, ok? Questo se forse Cristian, ne parlavamo anche in una puntata precedente, anche perché l'uomo è più, diciamo, usiamo un termine bruttissimo, un po' più predatore e la donna è molto più selettiva, forse per questo, no? Assolutamente sì. La donna diciamo che alza sempre di più l'asticella perché ha tanta richiesta, è normale, cioè se io ho tanta richiesta cosa faccio? Alzo l'asticella, no? Perché la richiesta è tanta, quindi si alza lo standard. È normale, cioè è come se io in azienda avessi 100 dipendenti al giorno che vogliono arrivare per lavorare per me, cosa faccio? Alzo l'asticella, perché ne ho tanti, stessa identica cosa. Anche se, Cristian, permettimi di dire che noi abbiamo parlato di, ad esempio, queste app come Tinder in qualche puntata fa, ed effettivamente c'è un problema grosso che noi notiamo, cioè che effettivamente figli di questo tempo molto superficiale scrolliamo e bypassiamo persone soltanto da un paio di foto o poche informazioni, quando magari sotto mano potremmo avere, che ne so, la nostra anima gemella, ma non lo sappiamo perché ci basiamo su pochissime informazioni, e questo lo facciamo tutti, sia i maschi che le femmine, scrolliamo rapidamente. Forse queste app che agevolano le conoscenze, dall'altra parte ci rendono anche un pochino più più autonomi, più sbrigativi, un po' più dei tipo catena di montaggio, non so come dirti, sì, no. Sono assolutamente d'accordo, tra l'altro ti vorrei segnalare un dato di Match.com che hanno fatto una ricerca tale per cui le piattaforme online stanno prendendo il sopravvento e hanno superato, diciamo, il famoso metodo dal vivo, cioè attualmente le persone utilizzano di più le dating app per trovare la propria anima gemella rispetto a parenti, amici, conoscenti, scuola, luogo di lavoro, cioè le persone, come dire, si stanno conoscendo dal punto di vista sentimentale sempre di meno dal vivo e sempre di più online. Okay? Questo che dici è una cosa molto interessante, perché effettivamente ci stiamo impigrendo tutti quanti, perché preferiamo, no?
vedere subito le foto, farci un'idea di che tipo di persona è, poi dalle foto, no? Sì, sì, infatti è impossibile. Che lavoro fa? L'estetica, cioè, sicuramente il Covid ha influito in questo. Certo, che siamo tutti molto pigri, ci basiamo sulle foto, ci facciamo già un'idea della persona, mentre prima, per arrivare a quel livello di conoscenza o di opinione, comunque ci dovevi uscire un paio di volte, voglio almeno dire. Almeno. Allora, guarda, io voglio dire, poi lascio a Bera tutte le domande che vuole per risolvere il suo problema. Ma Christian, dove andremo a finire? Cioè, se tutti quanti continuiamo a rimorchiare solo online e magari senza riuscirci ci deprimiamo anche. Non era più bello una volta che si doveva uscire, andare a ballare, fare una passeggiata, conoscere persone, inserirsi in gruppi nuovi per socializzare. Socializzare, ma non nel termine web del senso, no? Io non so, sarò nostalgico, lo trovo più bello e forse anche più efficace. Sì, permettetemi un'ulteriore riflessione, non dobbiamo fare, come si dice, di tutta l'erba un fascio, no, nel senso certo. Che coloro che prima avevano facilità nel corteggiare fuori, penso che continueranno a farlo, magari un po' meno, però sicuramente i social network piuttosto che queste app di dating vanno ad aiutare magari anche quelle persone che hanno più problemi relazionali fuori. Poi che ci siamo un po' tutti omologati per pigrizia, però sicuramente ha aiutato molte persone che magari hanno difficoltà perché comunque c'è il filtro della chat. Ma questo sì, però pensa a tutti quei casi in cui c'è solamente l'aspetto estetico a fare da canone di riferimento. Un altro dice, vabbè, però dai, quel ragazzo è simpatico, mi fa ridere, mi fa sentire a mio agio, mi cura, è dolce, è comprensivo, è accogliente. Invece adesso come fa a uscire tutto questo da un'app? Questo è vero. Christian, tu che dici? Allora, diciamo che le app, i social in generale stanno un po' semplificando la realtà, quantomeno nella mente delle persone, e molte volte io mi scontro con questo fenomeno perché i ragazzi vengono da noi e ci chiedono trucchetti, frasi, escamotage, insomma degli, come dire, degli artifici per arrivare al risultato, ok? Quando in realtà tutti questi artifici, cioè, non esistono, no? Se tu vuoi essere interessante per una donna, non è che ci sono delle frasi, ma c'è una persona interessante, no? E quindi se tu dici alla persona, guarda che per diventare interessante devi lavorare su te stesso. Ma lavorare su me stesso richiede tempo, richiede sacrificio, richiede investimenti. Lo so, capisco ragazzi, però purtroppo il mondo dell'online ha installato nelle persone una idea. Io posso avere tutto e subito. Ok, l'idea di farsi il mazzo, di migliorarsi personalmente, migliorare la propria comunicazione, la propria immagine, la propria condizione di vita, perché penso che anche questa abbia ormai una sorta di incidenza, e le persone questo non lo vogliono fare perché richiede tempo. E questo è un bel messaggio, quindi ci stai dicendo che bisogna intanto lavorare su se stessi. E io aggiungo, prima di piacere agli altri, per piacere a se stessi, certo, che è la prima cosa. Se lavori su te stesso, lavori sull'autostima, sicuramente diventi una persona attrattiva e attraente, no? Perché certo, sei una persona luminosa, di conseguenza attrarrai di più le persone che intendi conoscere. In più, se aggiungi un minimo, no, di capacità nel corteggiare, di saperci fare, no, quell'essere un po' Don Giovanni, che dicevamo prima, sicuramente una carta in più. E oggi, proprio in un'epoca ipervirtuale, chi lo sa fare o chi ci riesce magari colpisce, no? Immagino, non si sente quasi più, ma per strada magari fare un complimento a una ragazza, ovviamente sempre nei limiti, certo, dell'eleganza, della carineria, evitando il catcalling, ecco, però un bel complimento posato al posto giusto, con i termini giusti, è qualcosa che colpisce di questi tempi. Certo. Ho visto vari esperimenti sociali di ragazzi che andavano in giro a fare dei bellissimi complimenti, quindi non fastidiosi, e le ragazze comunque, per quanto si illuminavano. Si illuminavano, perché certo, dici, non lo fa più nessuno. Fa sempre oggi piacere, chiaro. E una domanda, in cosa consistono questi corsi? Perché l'incipit mi sembra molto interessante, cioè lavorare su se stessi. Come aiutate? Sì. Ecco, qua abbiamo anche il vostro sito, quindi vi facciamo una comunicazione ampia su questo, quindi se qualcuno vuole lavorare su se stesso può sicuramente contattarvi. Anche perché, Christian, scusami, qui nell'immaginario comune c'è un film che è quello che si chiama Hitch, lui sì che capisce le donne,
Con Will Smith preschiaffo, preschiaffo molto preschiaffo, che è un film diventato cult in cui lui capisce le donne, Will Smith, ma non capisce la moglie, non capisce la moglie però aiuta insomma le persone sì. a interagire, socializzare, a fidanzarsi. È quello più o meno il concetto o è totalmente diverso? No, noi facciamo praticamente questo, aiutiamo le persone a migliorare la propria mentalità innanzitutto, perché come ho detto c'è questa idea che ormai ce l'hanno il 99% delle persone, che bisogna avere tutto e subito, no? Io ad esempio dico ai ragazzi, se voi volete essere, come dire, interessanti per una donna magari in età adulta, ad esempio dovete vivere da soli, cioè non è possibile che a 30, 35 anni, 40 anni certe persone vivono ancora con i genitori, eppure le persone vengono traumatizzate quando io dico questa verità, perché non la accettano, no? E i nostri corsi si basano poi sul miglioramento della comunicazione, perché come è stato detto prima, riuscire a fare un complimento originale in maniera educata, in pieno giorno oppure di sera, è una cosa che le persone generalmente non fanno, perché hanno paura. Cioè la donna è bella esteticamente, quindi mette a disagio il maschio, che ha paura di fare una figuraccia di fronte agli amici, perché tu non è che puoi far vedere ai tuoi amici che con le ragazze non ci sai fare, perché per la società tu dovresti essere già bravo, ok? Cioè nessuno va in giro a dire guarda io con le ragazze non ci so fare, però noi nel, diciamo, back end vediamo di quelle cose che sono traumatiche, cioè il Casanova non esiste quella roba lì, è solo un concetto mediatico. Allora, io devo cioè, dire gli uomini di oggi che fin quando mi parliamo e mi parli ovviamente di lavorare su se stessi, lo trovo una cosa molto interessante, no? Perché poi ho letto sul vostro sito che ad esempio ci sono anche corsi di teatro, di improvvisazione, che è un qualcosa che sblocca l'emotività, no? Tante volte ci troviamo di fronte a, magari vorremmo dire delle cose ma ci imbarazziamo, magari lavorare su alcune tecniche ci può sbloccare alcune cose. Però ci tengo anche a dire, Elena, non so se sei d'accordo con me, che poi delle vere e proprie regole non ci sono, nel senso che... In assoluto, penso di no, dipende da persona a persona, però quello che volevo dire a Christian, quello che sta raccontando, mi sembra di capire che sia un corso, cioè che la parte sulla donna sia la parte catchy in realtà, però il tutto consta nel scuotere un po' questi ragazzi e farli ricentrare su loro stessi per renderli... No, più interessanti, ma in primis per loro stessi e poi dopo per poter andare in giro per il mondo a insomma socializzare, diciamo. E così. Più aggiungo, ma una donna potrebbe rivolgersi a voi solo per gli uomini? Abbiamo già avuto diverse clienti donne in passato. Diciamo che il problema della donna è diverso, cioè il suo problema numero uno è attirare il maschio che lei vuole e il problema numero due è tenersi il maschio che lei desidera, ok? Quindi i problemi sono diversi, e ad esempio l'uomo ha come problema quello di trovare una donna, perché non so, ad esempio non sa costruire una conversazione con una sconosciuta, perché prendere una persona così che non ha mai fatto delle conoscenze, ad esempio di giorno, metterla in una piazza e dire guarda adesso vai a conoscere quella ragazza, e non è una roba proprio così. Cioè non lo sa fare nessuno. Va bene, certo. Allora Christian, noi ti ringraziamo perché insomma a parte aver accettato il nostro invito, ci hai spiegato bene come funzionano questi corsi di seduzione, che saprei tra l'altro che a volte comunque vengono anche giudicati in maniera superficiale. Noi abbiamo anche cercato di capire meglio attraverso il tuo racconto che cosa significa, e ripeto, quando si parla di lavorare su se stessi mi sembra veramente un ottimo messaggio. Ma sì, anche perché quello che auguro a tutti i corsi di seduzione è di non fare distinzione uomo donna, perché alla fine penso che oggi come oggi la cosa sia un po' uguale per tutti, cioè è vero che magari avranno difficoltà ancora di più qualche uomo, ma penso che oggi abbiano difficoltà e che capacità entrambi, no? Nella parte comunicativa emotivo-comunicativa. Dobbiamo essere intanto inclusivi, perché possono andare anche donne che vogliono conquistare altre donne o uomini che vogliono conquistare assolutamente altre donne. Sì. E poi abbiamo avuto... Dimmi Cristian. Scusa, volevo aggiungere che abbiamo avuto anche ad esempio un cliente, un uomo, che voleva migliorare le conoscenze con lo stesso identico sesso, e l'abbiamo accettato, e voglio dire, e l'abbiamo anche reso felice e soddisfatto. E allora questo mi piace molto, cioè quando parliamo di seduzione parliamo di lavorare su se stessi, qualsiasi sia dall'altra parte il partner, insomma mi sembra un ottimo messaggio. No, io volevo concludere dicendo dobbiamo andare in pubblicità. Andiamo in pubblicità dicendo questo, cioè se voi
vedete un bellissimo bodybuilder con i muscoli tutti definiti, non è che se li è creati in un giorno di palestra con un trucchetto. Usciamo anche da questi, con un trucchetto. Usciamo anche da questi stereotipi, non è che solo l'uomo muscoloso. No, adesso sto facendo un paragone. Sul fatto che ci vuole tanto tempo per costruirsi. Ci vuole tempo, quindi quella persona sta lì ed è così perché fisicamente ha lavorato su se stesso per magari tanti anni, tanti mesi, quindi, con un'alimentazione giusta. Quindi esternamente e internamente vale lo stesso, ci vuole tempo per costruirsi. Esatto, questo volevo dire. Se volete velocizzare un pochino di più questo iter, potete fare questi corsi di seduzione, uno di questi è appunto quello della di Christian. Playlover Academy. Playlover Academy. Ecco, io sull'inglese sono un po' una capra. Ci ho detto grazie Christian e grazie a voi. Ci aggiorniamo più avanti per capire come procedono le cose, no? Certo. Tanto vuoi che non trovi qualche altra notizia? Ma chiaramente. Ci riaggiorniamo. Buonanotte certi. Christian. Grazie. Un saluto, buonanotte a voi. Ciao.